democrazia. Quando l'istruzione e gli enti locali collaborano, si possono fare veramente delle grandi cose. La scuola appartiene a tutti quanti, quindi più collaborazione c'è, più noi daremo ai nostri studenti e alle nostre studentesse un futuro splendido. Vederlo così ben ristrutturato è una grandissima soddisfazione, certo, perché darà ottimizzazione a quelle che sono le innovazioni scolastiche. Tengo a ringraziare tantissimo tutte le famiglie qui presenti, per ringraziare quelle italiane tutte che hanno dato una grossissima mano affinché l'istruzione potesse andare avanti come principio fondamentale, costituzionalmente garantito, anche in un periodo complesso come quello che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo. Questo è degli anni 50, insomma, vede il risultato. E poi adesso andiamo anche alla ristrutturazione delle medie. Sì, che adesso è fermiamo il plesso delle medie, e poi abbiamo ristrutturato, lo ampliamo tutto. E abbiamo fatto tutto. Personale che ha lavorato tutta l'estate per fare in modo che la scuola potesse ripartire il 14 di settembre. E io penso che a tutti loro noi dobbiamo un grande applauso oggi, perché senza il personale scolastico non ripartiremmo. L'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l'istruzione che la figlia di un contadino può diventare un medico. È attraverso l'istruzione che il figlio di un minatore può diventare dirigente di quella miniera. È attraverso l'istruzione che il figlio di un bracciante può diventare presidente di una grande nazione. Buon anno a tutti. La scuola deve riaprire le sue porte ai nostri studenti e alle nostre studentesse, perché la scuola è il nostro futuro. Quindi grazie al sindaco e a tutti quelli che hanno lavorato. Grazie, grazie, grande. Grazie. Arrivederci, ministro. Grazie a lei.